La battaglia deve essere innanzitutto culturale, quindi auspico che per esempio ci sia una presenza massiccia di ragazzi, perché in questi territori si sta sempre più copiosamente assistendo ad un'emigrazione in particolar modo giovanile ed intellettuale che è causata dall'impoverimento del tessuto produttivo tutto. Per cui adesso veniamo un pochino di far capire che combattendo certi fenomeni se ne ha un vantaggio per tutti, perché si tornano a porre condizioni di vivibilità all'interno delle quali un cittadino può anche provarci, altrimenti cedendo all'Andrangheta, a Cosa Nostra, alla società foggiana, alla camorra, in pratica si alza bandiera bianca e ci si autocondanna ad andare via. Qui ci sono forze sane, ma ci sono anche forze terribilmente corrotte ed inquinate. Ed è notizia che la Procura di Salerno sta lavorando. E se la giustizia non funziona, il problema si riverbera su tutte le dimensioni della società calabrese. E io spero che pertanto si chiarisca chi sia con lo Stato e chi lavora contro lo Stato. La vicenda per esempio dei 1000 intercettati senza alcuna interrogazione è una vicenda assai assai problematica ed inquietante. Presidente, la sanità, le infiltrazioni della 'Ndrangheta nella sanità, l'antimafia, commissione, avete già aperto, se non sbaglio, un comitato proprio per attenzionare questa... Ha avviato i suoi lavori. Guardi, il decreto è uno strumento con cui si cerca di spazzar via quegli elementi anche giuridici che hanno consentito a tanti di far schifo, mi lasci usare questa espressione, perché è assolutamente vergognoso che sul diritto alla salute dei cittadini italiani e dei cittadini calabresi qualcuno, cioè la 'Ndrangheta, faccia con la collusione di uomini dello Stato affari. Noi dobbiamo riportare condizioni minime di legalità, perché purtroppo in questi territori non ci sono state queste condizioni. Quando leggo, quando acquisisco per certezza che non si sono presentati bilanci, anche e soprattutto perché non c'era la contabilità, mi domando come venivano gestite aziende pubbliche. E tutti coloro che politicamente avevano responsabilità, dal mio punto di vista, dovranno essere chiamati a rispondere di certe loro scelte.